Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa crostata primavera. Questa delizia appena la si addenta si sente subito questa fantastica stagione perché è buona, leggera e fresca. Questa nota fresca è data soprattutto dalla presenza di fragole, un frutto che in questa stagione è veramente abbondante. È facilissima, semplicissima e noi vi assicuriamo che ogni persona che la mangerà sarà super contenta di averla provata. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa meravigliosa ricetta ci serviranno 300 g di farina 00, 100 g di zucchero, 2 tuorli e un uovo intero, 100 g di burro e la scorza di un limone. Per prima cosa prendiamo una ciotola bella capiente e ci mettiamo dentro tutti i nostri ingredienti, partendo dalla farina, allo zucchero, al burro, alle uova e alla scorza di limone. Poi mescoliamo tutti gli ingredienti finché non diventeranno un impasto omogeneo. Quando tutti i nostri ingredienti si sono amalgamati per bene, noi abbiamo trasferito l'impasto direttamente sul piano di lavoro e l'abbiamo lavorato per bene. Poi prendiamo due fogli di carta da forno che devono essere identici e mettiamo in mezzo a loro l'impasto che schiacciamo leggermente aiutandoci con le mani. Poi lo stendiamo per bene finché non raggiungerà un'altezza di 5 mm. E dopo aver finito di stendere per bene il nostro impasto, togliamo la carta da forno che era sopra, prendiamo la nostra teglia che misura 22 cm di diametro e ci trasferiamo l'impasto sopra. Ovviamente, aiutandoci con le mani, lo distribuiamo per bene su tutta la nostra teglia. Ora, aiutandoci con un coltello, togliamo l'impasto in eccesso dai bordi. E dopo aver eliminato l'eccesso dai nostri bordi, non ci rimane altro che, aiutandoci con una forchetta, bucherellare per bene tutta la superficie. Poi prendiamo un foglio di carta da forno che abbiamo ritagliato su misura per la nostra teglia e lo appoggiamo sopra. Poi prendiamo i nostri fagioli e ce li mettiamo sopra. Poi la cuociamo a forno ventilato a 160 gradi per un quarto d'ora, poi la tiriamo fuori dal forno, togliamo i fagioli e la carta e la lasciamo a cuocere per altri 10 minuti. Mentre la nostra base sta cuocendo, noi ci occupiamo del suo ripieno e per esso ci serviranno 500 g di crema pasticcera. Per chi non avesse visto il nostro video, si guardi per bene il link in descrizione, e 700 g di fragole fresche. Il primo passaggio è quello di eliminare il ciuffo dalle nostre fragole, poi tagliarle a fettine. Fatto ciò, le metteremo sui nostri pezzi di Scottex, così rilasceranno l'acqua, e continuiamo così finché non le finiamo tutte. E dopo aver finito di tagliare tutte le nostre fragole e aver aspettato che la nostra base per la crostata si sia raffreddata, prendiamo un po' di crema pasticcera e la mettiamo sul nostro piatto. In questo modo la torta non si muoverà. Fatto ciò, ci appoggiamo sopra la nostra base e, aiutandoci con una spatolina, mettiamo sopra tutta la restante crema pasticcera. Ovviamente la livelliamo per bene. E dopo aver livellato per bene la nostra crema pasticcera, non ci rimane altro che prendere le fette di fragole più grandi, spingerle leggermente nella crema e continuare così facendo tutto il bordo della nostra teglia. Poi proseguiremo in grandezza e dovremo arrivare al centro con quelle più piccole. Ma guardate che bella che è venuta la nostra crostata primavera! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa delizia di una torta. Mmm,
che bontà, ragazzi. È la fine del mondo. Perché? Perché c'è questa base croccante, sottile, come base della nostra crostata. Poi c'è questa crema pasticcera super avvolgente e budinosa. Poi arriva la parte fresca e dolce, che è quella della frutta, ossia delle nostre fragole. Veramente, ragazzi, è una bomba assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!